L'apparizione a sorpresa del principe Ferry all'alta corte oggi ha mostrato la sua natura imprevedibile. Secondo il commentatore reale Richard Fitzwilliams, l'apparizione a sorpresa del principe Ferry all'alta corte di Londra oggi non era prevista con il re Carlo, secondo un esperto reale. Il duca di Sussex, 38 anni, è stato fotografato fuori dall'edificio dopo aver volato dalla California a Londra. L'esperto reale Richard Fitzwilliams ha sostenuto che l'aspetto del padre di due figli non è stato organizzato con Charles nonostante fosse una questione importante per i Sussex. Punto. Fitzwilliams ha dichiarato a express.co.uk. Il problema con questa apparizione è che è un'apparizione a sorpresa e ai Sussex piace sorprendere. Sono sempre imprevedibili e nessuno se lo aspettava. Non c'è dubbio che Ferry stia allegando il suo nome a un elenco che è molto distinto, ma allo stesso tempo è stata un'opportunità per lui di apparire nell'area della privacy, in cui i Sussex si sentono molto fortemente, ha aggiunto. Chiaramente questo non era previsto perché Charles sarebbe stato in Francia e mercoledì andrà in Germania. È molto difficile vedere cosa avrebbero da dirsi lui e il re, perché puoi fidarti di dire qualcosa di sensibile, quando potrebbe benissimo apparire in un libro o in un articolo. Anche il principe e la principessa del Galles sono apparentemente in vacanza con i loro figli. Fitzwilliams ha anche affermato. Questo caso, in cui il suo nome è unito ad altri grandi nomi, è ovviamente quello in cui ha pensato che sarebbe stato vantaggioso comparire. L'apparizione di Ferry all'alta corte arriva mentre si unisce a un gruppo di ricorrenti che portano accuse di violazione della privacy contro Associated Newspapers Limited, l'editore del Daily Mail, e dei suoi titoli gemelli. Il cantante Elton John, la modella Elizabeth Hurley e l'attrice Sadie Frost sono tra coloro che hanno anche mosso accuse contro l'editore.